l'etica e il senso dello Stato al centro della prima lezione del corso di formazione anticorruzione sui banchi, dirigenti e funzionari dell'amministrazione comunale, un evento formativo articolato che si propone di approfondire il complesso sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti da utilizzare per prevenire i processi di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione. Noi ovviamente abbiamo l'obbligo di attivare la formazione anticorruttiva, ma lo spirito e la logica con cui abbiamo organizzato il corso con l'Università di Bari, ripeto, col Dipartimento di Scienze Politiche, in modo particolare il professor Roma, è stata quella di dare un significato e anche delle modalità operative di organizzazione del corso che servono realmente a una crescita di natura culturale da un lato e di natura anche professionale dall'altro. Da vincere c'è innanzitutto lo scetticismo sui temi della trasparenza dei funzionari pubblici alle prese con un'attività quotidiana che spesso si trasforma in burocrazia. Tuttavia l'obiettivo ambizioso che questa amministrazione si vuole porre è proprio quello di scardinare questo luogo comune, di immaginare se è possibile ricostruire i termini di un percorso formativo che non sia burocratico ma che, come dire, stimoli dirigenti e dipendenti del Comune di Bari a dare un proprio contributo ad un dibattito nazionale.